Domenica in 34 città italiane e tante altre nel mondo, Vivicità, la corsa podistica per sostenibilità, diritti e ambiente, promossa da Unione Italiana Sport per Tutti e FIDAL, coinvolti anche diversi istituti penitenziari e minorili. È una corsa che abbraccia il mondo, Vivicità, una competizione profetica 36 anni fa rispetto all'attuale coscienza ambientalista e all'urbanizzazione, dove recuperare relazioni sociali e spazi di libertà. Vincenzo Manco, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti. C'è bisogno di una sostenibilità ambientale diversa e di riflettere nel momento in cui si gareggia e si pratica sport, di essere cittadini consapevoli che possono migliorare i destini della propria comunità e quindi delle proprie città. Ma anche di contesti internazionali. L'edizione di quest'anno sostiene la Fondazione Canafani per i bambini dei campi profughi palestinesi in Libano. E per rendere tutti uguali ai nastri di arrivo saranno ricalcolati i coefficienti di compensazione, spiega Sandro Donati, Istituto Scienze dello Sport del CONI. Sono degli indici di correzione dei risultati della gara in ogni città, perché evidentemente ogni percorso è diverso, soprattutto dal punto di vista altimetrico. È un messaggio di partecipazione o di uguaglianza. Arianna Voto, GR2.